L'ex presidente USA è stato coinvolto in una sparatoria durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. È stato ferito all'orecchio destro e subito protetto dagli agenti dei servizi segreti. Poi portato in ospedale, sta bene e lo ha ribadito lui stesso. Secondo quanto emerso fino ad ora, l'attentatore è Thomas Matthew Crooks, di 20 anni. Il ragazzo, ucciso dalle forze di sicurezza, era originario di Bethel Park, in Pennsylvania. Stando al New York Times, Crooks ha sparato al candidato repubblicano con un fucile semiautomatico AR-15. Nell'attentato è rimasto ucciso anche un partecipante al comizio e un altro è in gravi condizioni. Watch out.